Il consumo di suolo per far posto alla logistica rappresenta una grossa ferita nel cuore della pianura padana. La regione Emilia-Romagna è la prima in Italia per consumi in termini assoluti. Tra pochi giorni si terrà la conferenza dei servizi per il nuovo insediamento che nella bassa toccherà i comuni di Caorso e Monticelli, in territorio sovracomunale, aumentando in modo importante il consumo di suolo con conseguenze su ambiente e salute. Dal punto di vista occupazionale, poi, secondo la ricerca di Ebicom Lab, centro studi sul terziario, rispetto al numero di assunzioni alla apertura, poco più del 30% dei posti di lavoro viene confermato in soli pochi anni. Altra nota dolente è lo squilibrio di potere tra queste realtà economiche e i piccoli comuni in cui si insediano. Purtroppo noi perdiamo ancora tantissimo suolo. Dal 2019-2020 ne abbiamo persi 425 ettari. Ognuno di noi praticamente ha perso un metro quadrato. A Piacenza molti di più, ne abbiamo persi circa 7. Perché? Perché purtroppo la provincia di Piacenza ha un insieme di poli logistici che ormai hanno superato gli 8 milioni di metri quadrati. Sono 2 milioni ed oltre a Castel San Giovanni, sono 2 milioni e mezzo a Piacenza. Fiorenzuola sono 150.000 e ce ne sono in previsione altri 230.000 metri quadrati, Agostolengo 150.000 metri quadrati, Caorso circa 560 campi di calcio, per darvi un'idea, e tra l'altro c'è in previsione a Monticelli un polo logistico di quasi 3 milioni di metri quadrati, che speriamo di bloccare e auspichiamo che la regione non voglia assolutamente autorizzare. Quindi siamo profondamente preoccupati, e lo siamo ancora di più in un momento così grave come questo, in cui c'è una guerra in corso in Ucraina e c'è una crisi fortissima relativa alle produzioni agricole, e quindi noi stiamo, nonostante questo, nonostante la necessità di coltivare grano in Italia e di avere una nostra produzione, continuiamo a consumare suolo cementificandolo.